Siamo alle navi di Scarpa di Montebelluna, l'istituto dove ieri sera si è rotto il flessibile di uno dei rubinetti dei bagni al primo piano. L'acqua ha inondato completamente i bagni, gli uffici adiacenti e si è anche insinuata nel controsoffitto, rompendolo e facendo cadere una cascata d'acqua anche al piano terra. Con circa una ventina di minuti di ritardo e dopo i controlli dei vigili del fuoco insieme ai tecnici del comune e della provincia, le lezioni sono regolarmente ripartite. A parlare con noi è lo stesso dirigente scolastico che ci ha mostrato e illustrato nel dettaglio la situazione. Dirigente, cos'è successo allora qui? Questa mattina mi ha chiamato alle 6:30, la signora del bar ha visto l'acqua colare dal primo piano. Sono venuto con il mio insegnante, abbiamo chiuso la linea dell'acqua del bagno vicino all'ufficio della direttrice dei servizi amministrativi e il flessibile praticamente era completamente scoppiato. Adesso non so se sia stato tagliato o che comunque può essere che dopo tanti anni l'usura abbia fatto il danno, quindi alla fine credo che sia rimasta la perdita d'acqua per circa 10 ore, dovrebbe essere successo ieri sera verso le 8-9 di sera, perché una dipendente che lavora a distanza da remoto alle 10, alle 11 gli si è staccato il collegamento, quindi credo un paio d'ore prima sia successo il fatto.